Approccio impeccabile, avvio devastante, ottima gestione del vantaggio e finale di gara in scioltezza. Sintesi di una partita perfetta, la giocata il futsal Barletta al Pala di Sfida Mario Borgia contro l'Isernia, diretta concorrente o forse ex diretta concorrente per un piazzamento playoff nel campionato di Serie B. Vittoria netta nella forma 5-0 e nella sostanza per i biancorossi di Leo Ferrazzano, che conquistano il quarto successo più un pareggio nelle ultime 5 partite e blindano in maniera definitiva o quasi il quinto posto in classifica, l'ultimo utile per accedere agli spareggi promozione. I padroni di casa, orfani per squalifica dell'uruguaiano Fedele, mettono le cose in chiaro già nei minuti iniziali e al primo tentativo in attacco passano già in vantaggio. Rafinha, davanti ad Alauro, supera l'estremo difensore molisano con un delizioso tocco morbido. È un monologo del futsal. Lo stesso calcettista brasiliano conclude sul fondo da buona posizione. Poi sale in cattedra Chiariello, che colpisce inizialmente il palo, ma non perdona sulla ribattuta. Il raddoppio, insomma, è servito. Capitan Boracino poco dopo uncina un gran pallone, salta da Lauro ma da posizione defilata, calcia sull'esterno della rete. Doppio vantaggio dei padroni di casa all'intervallo. Ripresa che si apre nel segno dell'Isernia, intenzionata a dimezzare le distanze. Lo spagnolo Nerin però deve fare i conti con un super intervento di Castiglioni. Il portiere del futsal poco dopo si ripete su standard elevati e si oppone egregiamente alla sventola di Natale. Nel miglior momento degli ospiti però arriva la sfortunata gaffe di Lemme, che nel tentativo di anticipare Vivaldo confeziona il più clamoroso degli autogol. Triplo vantaggio del futsal, che torna padrone del campo e fa poker con l'uruguaiano Alexis Otero. Ultimo quarto di gara in cui c'è spazio per la cinquina biancorossa e la doppietta personale di un Chiariello in forma strepitosa. 6 gol per lui in 2 partite, comprese le 4 realizzate nel derby vinto 7 giorni prima a Giovinazzo. Il finale è pura accademia per i padroni di casa. L'Isernia rischia il portiere di movimento alla ricerca della rete e della consolazione, ma il palo prima nega la gioia del gol all'Emme, poi a Nerin. Finisce dunque 5-0 al Pala di Sfida, vittoria netta ed inequivocabile per il futsal, di quelle che piacciono tanto al tecnico dei biancorossi Leo Ferrazzano. Questa è la squadra che è stata costruita per giocare in questo modo. Questo è quello per cui lavoriamo da lunedì al venerdì durante gli allenamenti. Però sai, a volte è importante anche l'aspetto psicologico, perché quando arrivano i risultati è più facile anche smaltire la stanchezza, è più facile smaltire anche gli errori nel campo. Quando poi partite come queste nel girone d'andata ce ne sono state, però magari non le abbiamo vinte per episodi o per situazioni sfavorevoli. Ecco, spero che dopo Giovinazzo sia cambiato un attimino il vento e questa squadra continua a vincere per ritrovarsi a fine stagione in una classifica che probabilmente più le appartiene rispetto a dove siamo.